Confusione. Eh sì, l'altro giorno è venuta una mamma e mi ha detto: scusi sor Laura, posso usare il suo disinfettante perché ho toccato i soldi, sa, i soldi sono sporchi. Sì, è vero, mi veniva da chiedere, ma li ha rubati? Poi è vero, dicono che sono sporchi, però non ne possiamo fare a meno. E poi c'è anche chi dice: no, guardi, i miei soldi sono puliti perché giustamente sono guadagnati con un lavoro onesto. Allora, i soldi sono sporchi o sono puliti? Che confusione! Fate il sierologico, è sicuro? Quando si ha il sierologico? Eh no, ho fatto il tampone, ha dato il risultato contrario. Bisogna fare il tampone veloce, quello molecolare, il sierologico. Ah, io dico così, quel virologo ha detto cos'ha? Che confusione! Lo sport fa bene, perché in questo periodo dobbiamo essere forti e robustisci. Però non bisogna fare quasi tutti gli sport, no, a parte quelli dove si guadagna, ma quello è un altro discorso. Si può andare sulla pista ciclabile solo camminando veloci, perché se passeggi non va bene. Che confusione! Eppure dicevano che le passeggiate facevano bene, ma forse sono veicolo di contatto, di virus. La scuola in presenza è un potenziale cluster. E no, guardate che tutti i positivi si sono trovati sugli autobus. Che confusione! Ma arriverà il vaccino? Non arriverà. Bisognerà farlo. No, sarà pericoloso. Ma sarà per tutti. No, solo per qualcuno. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare? No, non ti credere. Arriva per l'inizio del 2021. No, forse per la fine del 2023. Che confusione! Questo pane appena sfornato è fresco perché è ancora caldo. Che confusione! Questi fiori finti sono così belli perché sembrano veri. Ma che belli questi fiori veri! Guarda, sembrano finti. Che confusione! Eh sì, come vedete, stiamo vivendo un tempo di estrema confusione. E quello che ci fa più paura non è tanto la risposta a queste domande, che non ci sono, non è, vediamo sempre cattiveria o cattiva fede, no, a volte le contraddizioni ci sono perché non c'è una risposta, perché se avessimo una risposta avremmo già la soluzione. È semplicemente il tempo di accettare di vivere nella confusione, e la confusione fa paura. Però se andassimo avanti con quella canzone, dice: è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte, stammi più vicino. Più vicino? No, più vicino non si può. Che confusione! Va bene, buona confusione a tutti, ci siamo capiti. Ciao ciao! Ora ci spostiamo.